Da solo? Ma io a parte che mi diverto, comunque non sono da solo, cioè Francesco. Ah, ciao. Oh, piacere. Piacere. Francesco è venuto a fare un ripasso prima di venire sullo scavo. Ho iniziato a spiegargli le fasi più antiche della villa, però forse adesso la cosa migliore è che lo lasci a te per spiegargli la Manazio. Ok. Possiamo metterci seduti lì. Ok, benissimo. Bene, io mi rimetto qua. Quindi stai scrivendo la tua tesi sulla Manazio di Vignale? Sì, più precisamente mi sto occupando della ipotetica ricostruzione del cortile, a partire dai resti che sono emersi nell'ultima campagna di scavo. Però magari di quest'ora te ne parlo dopo, invece direi di partire dall'inizio. Mi pare che Stefano già ti abbia detto che Vignale era un luogo di passaggio importante. Non direttamente, però lo stavo iniziando ad intuire. Penso che con l'arrivo dei Romani questa caratteristica del sito venga alla luce chiaramente. Sì, infatti proprio in questo periodo la vediamo proprio nel ruolo di vera e propria Manzio, però anche nel periodo precedente, a partire proprio dalla costruzione dell'Aurelia, vediamo proprio come la fattoria, noi almeno ipotizziamo che la fattoria abbia comunque svolto un ruolo di luogo di ristoro per i viaggiatori, e quindi almeno per questo periodo magari la fattoria vive del suo e poi ha anche un ruolo accessorio di Manzio, di stazione di posta. Mentre invece nel periodo successivo, quando lo Stato inizia a gestire il cursus publicus, in quel periodo la funzione di Manzio penso sia stata la principale, quella intorno a cui giravano tutte le altre. Esatto, infatti mi sa che hai studiato bene storia romana, vedo. Però oltre a questo, vediamo in questo periodo vediamo anche comunque un'altra cosa, che si trova esattamente in questa zona a nord dell'antica fattoria. E che cos'è? Abbiamo trovato muri in reticolato, pavimenti in conciopesto, tessere di mosaico, che dovrebbero far parte di un complesso residenziale, probabilmente di una villa. Ma allora le terme trovate nel 1831 potrebbero appartenere a questa villa? Sì, forse sì, però ancora non abbiamo nessun indizio che possa confermare la cosa. L'unico modo sarebbe quello di sovrapporre la pianta che abbiamo noi con quella del 1831, però ancora non ci siamo riusciti. Comunque adesso guarda, ti faccio vedere un po' di cose che riguardano la villa. Sì, sì, dai, fammi vedere. Con calma, aspetta. Allora, come avrai già intuito, l'area che noi pensiamo essere occupata dalla villa è questa, nella zona nord dello scavo. Se fossimo sullo scavo, anche ad uno sguardo veloce, tu ti accorgeresti subito che quest'area è diversa dal resto da un punto di vista delle tecniche costruttive. Infatti è caratterizzata dalla presenza di muri in opera reticolata in blocchetti di pietra. I cubilia che li formano si ritrovano solamente in questa zona dello scavo. È chiaro quindi che si tratta di una nuova struttura? Sì, anche se purtroppo molti muri li troviamo asportati dalle areture. Però li possiamo comunque riconoscere da questa fondazione in conglomerato di pietrame e maltate rosa gialla. Ed è un indizio importante perché questa è una tecnica che è poco diffusa in Etruria ma molto popolare a Roma. Possiamo quindi pensare che nel primo secolo a.C. alcune maestranze di livello provenienti dalla capitale seguono la costruzione della villa di Vignale. Sì, certo, ma come la collegano alla fattoria? Cioè, la fattoria era già abbandonata? Sicuramente riutilizzano alcuni muri, come ad esempio questo, il 90, e questo, il 293. Entrambi sono in opera incerta e fanno parte dell'area meno lussuosa del complesso residenziale. Vedi che qui il muro viene ripreso da questo nuovo complesso residenziale, anche se l'allineamento non è perfetto. Quindi al momento della costruzione di queste nuove strutture, l'antica fattoria era sicuramente in vista, se non ancora utilizzata come ambiente di servizio. Quindi ritenete che la parte che avete scavato finora sia la pars rustica della villa? Guarda, ti racconto qualcosa di più di questi ambienti. Allora, l'ambiente 14 dovrebbe essere un'area di passaggio tra la villa e la Manzio. Fino ad ora però abbiamo messo in luce solamente i muri che lo delimitano e poco altro. Bisognerà andare avanti con lo scavo per sapere qualcosa di più. Anche perché questo muro sembra chiudere il corridoio, che è un controsenso. E sì, infatti, questo muro è pure in opera reticolata e anche se potrebbe appartenere alla fase successiva, comunque rappresenta un problema da risolvere.
Ma di questo penseremo sullo scavo, per ora andiamo avanti. Allora, l'ambiente 13 l'abbiamo scavato solamente lungo questa lunga striscia, ma abbiamo pensato che si possa trattare di un esterno, ad esempio per esempio un giardino. Come vedi non ci sono muri che tagliano l'ambiente in direzione est-ovest e non abbiamo neanche trovato nessuna pavimentazione, ma soltanto una conduttura per l'acqua, che tra l'altro è della fase successiva e quindi mi sembra improbabile che possa essere coperto. Ma l'ipotesi giardino è verosimile, era una caratteristica comune delle ville di quel periodo. Del resto, se ci si trova di fronte ad uno spazio aperto, senza pavimentazione, mi sembra logico pensare che possa essere un giardino. Ma infatti siamo sicuri che lo sia, solamente che gli aratri hanno intaccato pesantemente la stratificazione, anche perché a livelli archeologici non si trovano in profondità, quindi è sempre comunque doveroso lasciare spazio al dubbio e alla riflessione. Certo, capisco che avere a che fare con l'azione degli aratri non sia proprio una cosa piacevole. No, guarda, comunque a settembre se sarai a Vignale ti ci dovrai abituare per forza. Sarà una bella sfida, penso, sì sì. Ma dell'ambiente 15 invece che mi dici? L'ambiente 15 è l'area di questo complesso residenziale che negli ultimi 2 anni abbiamo scavato più a fondo e quindi quello che conosciamo meglio nel suo sviluppo nel corso del tempo, anche se per il momento non possiamo che fare delle ipotesi sulla sua possibile funzione. Vedo che ha delle dimensioni considerevoli rispetto agli altri ambienti disegnati qui. Sì, infatti, guarda, io la scorsa campagna ho scavato proprio lì e mi ricordo che il professore diceva che... Allora, noi pensiamo di avere davanti un grande spazio aperto, pavimentato ma aperto, pertinente alla fase che noi chiamiamo della villa, per intenderci. Delimitato da un muro in opera reticolata, che vediamo qui davanti, e un altro muro in opera reticolata, che è lì. Questi due muri in opera reticolata dovrebbero avere tutte le caratteristiche morfologiche per essere messi in fase tra loro. Questi due muri potrebbero delimitare un grande spazio aperto. Pensiamo che sia uno spazio aperto perché se Betta prende la pianta, questa è una pianta ancora approssimativa, però pensiamo che sia un grande spazio aperto perché non c'è possibilità tecnica di chiudere uno spazio di questo genere. I muri sono troppo sottili per reggere una volta che peraltro sarebbe stata grandissima, e non c'è alcuna traccia di una serie di tramezzi, di diaframmi che potevano sostenere un tetto, una copertura capriata a tetto. Risultato questo non può che essere un grande spazio aperto. Peraltro un grande spazio aperto di questo genere è presente nella pianta del 1830. Io ho in mente quella pianta e c'è uno spazio aperto di questo genere, che chiaramente non è questo perché quello sarebbe stato completamente già scavato e quindi lo avrebbero già visto, e quindi non, noi qui abbiamo invece stratificazione più recente. Quindi abbiamo un grande spazio aperto pavimentato con una pavimentazione di cocciopesto piuttosto grossa, che potrebbe anche non essere quella di prima fase. E questo spazio aperto, se Betta continua a ridarmi la pianta, è organizzato da un altro muro trasversale che sta qui, che è quel muro che sta dietro a Nina e a Deborah, e che ha anche questo dentello. Qui arriva una specie di corridoio che sembra separare l'altro spazio pavimentato, che era quello con le losanghe, pavimentato col pavimento in cocciopesto a losanghe che abbiamo visto nella trincea, da quest'area. Il pavimento a losanghe a quando è datato? Il pavimento a losanghe è sempre parte della villa, continua qui nella trincea, ma sulla trincea e su questi pavimenti comunque torneremo dopo. Invece spostiamoci più a sud, vedi questa voragine qui, secondo te che cos'è? Beh, dalla forma sembrerebbe una buca, ma in effetti è molto grande, non è che si tratta di qualcosa di moderno? All'inizio l'abbiamo pensato anche noi, però poi dentro la buca... Dentro questa buca, in fondo a questa buca, abbiamo trovato della malta che ci ricordava molto la malta delle fondazioni del grande complesso, quindi delle fondazioni che adesso sono caratterizzate dagli alzati in opera reticolata. E quindi questo ci permette di mettere in connessione questa buca con il grande intervento in opera reticolata. Tant'è vero, tanto che fino lì arriva sicuramente quella malta in quella zona che poi avevi pulito te con gli altri. E ora noi dall'anno scorso abbiamo messo in connessione finalmente questa buca
con l'afflusso di acqua che arrivava da canalette che portano via l'acqua probabilmente dai tetti, e sono canalette che vengono da qua e da là. E questo ci ha permesso di interpretarla come una cisterna. Allora, se questa è fatta con la malta a pallini, come si dice convenzionalmente, ed è una cisterna, è collegata all'impianto della nuova terma su in cima, verso nord, e serve probabilmente per portare l'acqua in questa zona e fare un punto d'acqua di attingimento per coloro che arrivano alla Manzio camminando sulla strada, ma che forse non possono entrare nella Manzio perché non hanno gli accrediti per entrare nella Manzio. Nelle mansioni all'esterno spesso ci sono punti di acqua per gli animali e per gli uomini che non possono direttamente essere ammessi alle mansioni. In questo caso avremo questa situazione. Questo starebbe benissimo dal punto di vista cronologico se questa riorganizzazione fosse in relazione con l'impianto della grande terma. Sarebbe benissimo in relazione cronologica con quanto abbiamo trovato in questa zona. Sotto questo tubo c'era la moneta di Agrippa. Questo affare, che diciamo è un po' incomprensibile, ci ricordava abbastanza da vicino una possibilità di fontana, quindi una fontana con attingimento per acqua, di acqua per uso umano, poi uno scolo dell'acqua di recupero che veniva portata nella cisterna. Questa invece sarebbe acqua che arriva in qualche maniera dai tetti e che viene portata nella cisterna. Puoi quindi capire che agli ambienti scavati finora, cioè il 13, il 15 e il sistema di canalizzazione, essendo degli esterni, non ci possono dare molte indicazioni. Però sicuramente i muri in opera reticolata ci fanno capire che si tratta di un insediamento di livello, quindi comunque continueremo a scavare a nord. Vabbè, ora se non hai altre domande, diciamo che con la villa possiamo concludere qui. Perfetto, io farei addirittura una pausa. Ok.